Eccoci di nuovo insieme per una nuova puntata dedicata al progetto scuola. Ci troviamo a Villafranca e siamo al Carlo Anti. Io sono in compagnia del preside Claudio Pardini, grazie per essere nuovamente sei a casa per questo nuovo anno insieme. Certo. Dobbiamo parlare del vostro istituto, siamo pronti a sentire le voci degli studenti, però prima di sentire i ragazzi parlare in prima persona delle proprie esperienze, vorrei sapere proprio dal preside quali sono i diversi indirizzi e come è strutturato il Carlo Anti. La nostra è una scuola con tante anime. Noi partiamo da un liceo delle scienze applicate, al liceo artistico, all'istituto tecnico industriale con indirizzi di elettronica, informatica, automazione, un professionale economico aziendale con una curvatura turistico. Insomma, diciamo che abbiamo una offerta formativa per tutte le esigenze. Ecco. Quali sono le caratteristiche dei ragazzi che si iscrivono qui? Cioè, quali doti devono avere o magari quali peculiarità, possiamo dire così, non so, ragazzi dinamici, intraprendenti, che devono avere voglia di viaggiare? Anche, ma io direi che non esistono particolari prerequisiti. Certamente il successo scolastico dipende molto da quelle che sono anche proprio le motivazioni. Io credo che sia proprio questa la cosa più importante. È evidente che chi fa il liceo artistico nasce con l'intenzione di lavorare più nel creativo, di lavorare nella produzione. Chi lavora nelle scienze applicate ha una mentalità sicuramente già più indirizzata verso la scienza, verso i laboratori, verso l'attività. Ma quello che caratterizza, diciamo, in generale proprio il nostro istituto è il fatto che il nostro è un laboratorio aperto, è un qualcosa che cambia in continuazione, attento indubbiamente alle esigenze del mondo del lavoro principalmente, quindi una delle caratteristiche che naturalmente riguarda tutti gli indirizzi, ma che è forse anche una connotazione delle più importanti, sì, è l'attività in stretta collaborazione con le aziende del territorio e anche sul territorio nazionale e anche estero, anche all'estero. E allora iniziamo la presentazione di tutte queste anime del Carlo Anti proprio con due ragazzi che hanno intrapreso i licei, e quindi sentiamo Salvatore e Sara. Nel nostro liceo artistico i primi due anni servono a prepararci ai tre anni successivi. In terza ogni singolo alunno è portato a compiere una scelta tra due indirizzi differenti, l'indirizzo multimediale e l'indirizzo grafico. Sostanzialmente la differenza è che l'indirizzo multimediale è basato sullo studio dell'immagine in movimento, invece l'indirizzo grafico è basato sullo studio dell'immagine statica e sul lavoro cartaceo. Nel primo biennio ogni singolo alunno viene preparato attraverso lo studio delle discipline grafiche e pittoriche, invece nel triennio usiamo software multimediali grafici. Frequento il terzo anno del liceo delle scienze applicate e ho scelto questa scuola perché dà un'ottima preparazione scientifica, ma non tralascia le materie umanistiche e dà anche molta importanza all'inglese. Infatti il Carlo Anti offre uno scambio linguistico con la Svezia e un viaggio studio in Inghilterra. Inoltre abbiamo dei laboratori all'avanguardia che usiamo molto spesso di fisica, chimica e biologia e anche di AutoCAD, che è un programma per il disegno tecnico a computer. Inoltre la scuola offre la possibilità di partecipare alle Olimpiadi di matematica, fisica, scienze naturali e informatica. Abbiamo sentito parlare dei licei, ma ci sono ancora molte voci da ascoltare. Chi ci parlerà adesso? Parliamo degli istituti tecnici industriali e del professionale. E quindi abbiamo ancora 5 indirizzi da ascoltare. Sì. Diciamo che sono veramente tante le sfaccettature del Carlo Anti e lo scopriamo proprio adesso insieme agli studenti. Io frequento il quinto anno del tecnico dei servizi turistici e questa scuola mi ha dato molte opportunità, come per esempio gli scambi culturali con la Germania. Poi tramite l'impresa di azienda simulata sono andato in Ungheria per la fiera internazionale e anche in Croazia. Abbiamo avuto l'opportunità sia in terza che in quarta di fare degli stage, in terza di 2 settimane e in quarta di 1 mese. A nostra scelta poteva essere o l'agenzia di viaggio o l'hotel. È stata una bellissima esperienza.
e si approfondiscono molto le lingue in questo indirizzo e in più si può scegliere anche di approfondirle ancora di più. Io infatti ho scelto di fare il corso Trinity d'inglese perché appunto mi piace l'inglese e la consiglio a chi piacciono le lingue e a chi piace viaggiare. Frequento il quarto anno del corso di informatica e telecomunicazioni in cui ci danno una base adeguata sia di informatica che di elettronica e questo ci permette di essere molto più competenti e completi rispetto ai nostri colleghi informatici oppure elettronici e l'obiettivo di questo indirizzo è creare dei sistemisti e non degli informatici puri che si distinguono in programmazione. Io sono una studentessa del quarto anno di informatica. Il mio indirizzo è composto principalmente da componente maschile. Siamo infatti solo due le ragazze che frequentano questo indirizzo, ma ci facciamo valere. Infatti il nostro indirizzo è frequentabile da chiunque, maschi e femmine. Il nostro programma prevede soprattutto programmazione in Java, in C++, in C, Assembly. Abbiamo partecipato a dei progetti incentivati dalla Confindustria. Io quando ho finito il mio percorso di studi vorrei intraprendere l'università in campo informatico e possibilmente continuare con progetti di questo tipo. L'indirizzo economico aziendale, a parer mio, offre un sacco di possibilità e sbocchi sul mondo del lavoro. La scuola propone delle materie interessanti e coinvolgenti, oltre a progetti europei come Comenius e Leonardo, che mi hanno permesso di vivere in prima persona delle esperienze bellissime anche all'estero. La scuola, inoltre, arricchisce la propria capacità attraverso anche degli stage che vengono effettuati nelle aziende presenti sul settore. Ho scelto questo indirizzo per la decisione poi di poter aderire alla Facoltà di Economia e Commercio di Verona e con l'auspicio di diventare poi un giorno un commercialista. Il mio indirizzo è l'elettronico e voglio specializzarmi in automazione perché credo che sia un indirizzo che non andrà mai, cioè è sempre in via di sviluppo e perché ormai il mondo gira attorno a cellulari, computer e nuove tecnologie di ogni genere. E finita scuola vorrei andare all'università se possibile e specializzarmi ancora di più in elettronica. Se questo non è possibile mi piacerebbe aprire un'azienda mia per progettare applicazioni oppure nuove tecnologie come cellulari, iPhone, robe così. E ora è giunto il momento insieme alla vicepreside di raccontare alle famiglie che sono a casa e ai ragazzi che devono scegliere in questo momento così importante della loro vita quale istituto frequentare, come prendere informazioni, quando siete a disposizione delle famiglie, insomma effettivamente come si può toccare con mano l'esperienza del Carlo Anti. Certamente. Allora, innanzitutto ci sono delle giornate di scuola aperta. Ci sono dei sabato pomeriggio di scuola aperta dove docenti e studenti accolgono i genitori e spiegano un po' tutte le caratteristiche degli indirizzi e permettono poi ai genitori di visitare la scuola. Certo. Insieme ai nostri studenti. E poi ci sono delle serate dedicate sempre agli indirizzi alla scuola aperta, dove il preside illustra inizialmente un po' tutte le caratteristiche dell'istituto e poi ancora i ragazzi invece, divisi nei diversi indirizzi, presentano la scuola. So che ci sono delle novità in cantiere, ma non possiamo ancora svelarle. Certo. Il Carlo Anti potrebbe acquisire ulteriori competenze. Per ora però bisogna dire che in effetti avete moltissimi studenti e un'offerta formativa davvero ampia. Un'offerta formativa davvero ampia e diciamo che il valore aggiunto di avere tutti questi indirizzi è proprio il fatto che possono interagire fra di loro. Se facciamo un esempio, non so, l'indirizzo informatico insieme con l'indirizzo turistico possono creare dei dispositivi per certo, facilitare, meglio diciamo, ancora non so, nell'ambito del turismo possono creare delle app dove vengono illustrati tutti i servizi che offre una determinata zona. Certo, quindi è una vera e propria sinergia che si instaura tra tutti i gruppi di studio. Certamente. È anche un modo sicuramente migliore di studiare, no? Studiare in gruppo poi probabilmente prepara già anche a quello che è il mondo del lavoro, dove bisogna sempre più essere portati a lavorare in team, credo che sia una grande dote.
a lavorare in team e ad avere anche un po' di competenze che vanno oltre quelle specifiche del proprio indirizzo, diciamo. Quindi ci vuole una preparazione ampia, ampia. E questo abbiamo cercato di trasmettervi con questo speciale. Vedete il numero di telefono del Carlo Anti in sovraimpressione, il sito internet da cui potete attingere tutte le informazioni che vi servono. Io ringrazio la vicepreside per essere stata con noi e ricordo a tutti i telespettatori che noi ci ritroviamo con il prossimo progetto scuola.